Ciao, ho deciso di fare un piccolo video per mostrare il reale funzionamento, come funziona un condizionatore e leggere anche un po' la temperatura in uscita di un 9000 BTU on/off. Ok, resta in funzione, vado dentro e facciamo un attimo una verifica e vi spiego brevemente come funziona un condizionatore. Eccomi qui, sono all'interno. Allora, ho lasciato una sonda accesa da un po' di tempo, circa 5 minuti, e la temperatura si è fermata più o meno, si vede credo, sui 12 gradi circa. Allora, un condizionatore funzionante perfettamente con la giusta carica di gas, un 9000, scende a circa 12 gradi di temperatura. Un 12.000 a circa 10 gradi e un 18.000 a circa 9 gradi di temperatura. Quello che fa la differenza non è soltanto la temperatura che scende, che chiaramente è maggiore se aumentiamo i BTU, ma è anche la massa radiante. La massa radiante sarebbe questa parte interna, quella che è sotto i filtri, ecco, detto anche batteria. Ecco qua. Questa parte qui, tutta questa parte qui, massa radiante, batteria che dir si voglia, è la parte che raffredda l'aria. Allora, come funziona in effetti? In questo caso nella stanza ci sono 30 gradi, è estate a Napoli quindi fa caldo. L'aria viene, ecco, provo a farlo capire, viene pescata dall'alto. In realtà qui c'è una ventola che gira forte. Questa ventola girando aspira aria da sopra, quindi l'aria entra a 30 gradi. E questa massa radiante, sono tutte piccole lamelle, non so se si vede, sono tutte piccole fessure in effetti. L'aria entra qui, si crea l'effetto condensa, quindi l'umidità che è presente nell'aria va a finire all'interno del condizionatore e viene scaricato in un tubo di scarico. In questo caso ha uno scarico a parete direttamente nella fogna, però spesso e volentieri vi trovate con i tubi di condensa con la tanica esterna. A tal proposito vi dico che c'è la possibilità di installare un nebulizzatore e ho creato anche un altro video che potete leggere qui in basso come link per vedere come funziona e eventualmente mi contattate. Comunque, ritornando a noi, la ventola gira forte e aspira l'aria da sopra, in questo caso a 30 gradi. L'aria passa attraverso tutta questa massa radiante e la ventola di sotto lo spara via nella stanza ed esce, abbiamo detto, a circa 12 gradi. Ecco qui, ancora stazionario, si vede più o meno, ok? Quindi in realtà entra a 30 gradi circa, esce a 12, quindi si abbatte la temperatura di 18 gradi. Ora, nel giro di circa mezz'ora, in effetti, tutta l'aria che è nella stanza viene aspirata, come dicevo, da sopra a 30 gradi ed esce a 12. Quindi questo giro poi continua in circa mezz'ora, diciamo più o meno. Quindi l'aria nella stanza non sarà a 12 gradi, altrimenti veramente ci congeliamo, però raggiungerà una media di circa 18-19 gradi. Questo poi lo possiamo impostare noi con la temperatura, in questo caso è impostata a 21 gradi. Ecco, un'altra cosa, quando impostiamo la temperatura sul telecomando, in realtà non è che impostiamo la temperatura immediata della stanza, quindi stiamo dicendo al condizionatore, ecco, in questo caso a 21 gradi, gli diciamo: guarda, quando la stanza arriva a 21 gradi, tu ti stacchi, stacchi e riattacchi nel momento in cui la temperatura dovesse risalire oltre i 21. Come fa a sapere il condizionatore? Molto semplicemente, ha una sonda sopra che legge la temperatura in entrata. Abbiamo detto che la temperatura adesso entra a 30 gradi, quando la sonda rileverà 21 gradi staccherà e quindi girerà solo la ventola per muovere l'aria già fresca nella stanza e poi riattaccherà quando la temperatura, diciamo, risale. Quindi in realtà E quindi in realtà dicevo che la differenza la fa non solo la temperatura che scende tra un 9, un 12 e un 18, ma anche la massa radiante, perché il 12 ha una massa radiante più larga, quindi arriva più o meno a questa altezza, a questa lunghezza qui, quindi raffredda più aria in meno tempo, diciamo. E in ultimo spiegherò brevemente come funziona
fisicamente il raffrescamento dell'aria. Allora, sostanzialmente sappiamo tutti che c'è un impianto, oltre a questo è lo split, poi c'è il motore esterno e c'è l'impianto, quindi tubazione da 6 e da 9, oppure da 6 e da 12, dipende poi da quanti BTU è composto. Questo è un 9000, quindi ha due tubi di rame di sezione da 9 e da 6. Da 6 quello piccolo, che è quello che manda il freddo allo split, ma in realtà non manda freddo, perché fisicamente non si può creare il freddo, si può togliere aria calda dall'aria, diciamo, si può togliere la temperatura, il caldo dall'aria. E quindi cosa fa il gas? Espandendosi dal motore esterno viene pompato a questo qui interno, lo split, si espande, espandendosi assorbe il calore dell'ambiente e quindi fa diventare freddissima la massa radiante di cui abbiamo visto prima in effetti. E quindi si abbassa l'aria entrando in quella massa radiante, si raffredda, rilascia la condensa che poi va a scaricare. Questo gas, quando è arrivato allo split, ritorna al motore esterno, ritorna comunque freddo, però ha rilasciato, cioè ha assorbito del calore, quindi in effetti dovrà raffreddarsi di nuovo. Come si fa? Arriva al motore esterno, c'è un compressore che cosa fa? Comprime il gas si è espanso in effetti, quindi adesso ha bisogno di essere ricompresso. Comprimendosi rilascia un forte calore, quindi il motore esterno ha bisogno di diffondere, dissipare quel calore, per questo c'è quella ventola esterna che butta calore all'esterno. Stiamo parlando di quando raffredda all'interno, quando lo utilizziamo in estate. Quindi il gas viene pompato, abbiamo detto, raggiunge temperature alte circa 80 gradi e viene dissipato quel calore, fino a far scendere la temperatura a 40 gradi del gas. A quel punto il gas torna da gassoso di nuovo al liquido, ed è pronto per essere spinto di nuovo nella tubazione che arriva allo split, un'altra volta, diciamo, espandendosi e riassorbendo il calore dall'aria della stanza per ritornare a fare quel ciclo, quindi tornando al motore esterno. Quindi in realtà quello che volevo consigliare è far capire bene come funziona questa temperatura. Questa è una temperatura che è ideale della stanza. Come fa a sapere lo split? Ripeto, l'aria che torna da sopra, quando arriverà a 21 gradi circa, la sonda che è all'interno legge 21 gradi e stacca. Ok, spero che questo video sia stato utile e alla prossima.